Nicolas, buongiorno. Ciao. In difesa c'è un compagno di reparto giovane come Norbert Gjomber. Secondo te quanti margini di crescita ha questo ragazzo? Può avere un grande futuro? Sì, senza dubbio. Cioè, penso che ha tutte le possibilità per diventare un grande centrale a livello pure mondiale. Ha dimostrato giocando l'anno scorso, dove io dico che per un ragazzo come lui, dall'anno 93 mi sa, 92, giocare tutte le partite come l'ha fatto lui, con la pressione che avevamo tutti, lui l'ha fatto con naturalità, cioè, poi un professionista serio. Penso che può crescere tanto e secondo me può diventare uno dei centrali più forti. Mi devi ascoltare però. Chiaramente, Nicolas, tu sei un difensore, quindi il tuo compito non è necessariamente quello di fare gol, però c'è un dato statistico curioso che ti vede non andare mai a segno più di due volte in una singola stagione con la maglia del Catania. Quindi quest'anno magari potrebbe essere uno stimolo in più per te. Speriamo. Segnare qualche gol in più. Callaio mi ha detto che doveva fare 10, allora lui deve fare 30, sì, io faccio 10. Guarda, per me è importante fare gol perché penso che per ogni giocatore è una cosa bella, ma non è il mio compito. Mi piacerebbe cercare di fare almeno 3, così rompiamo un po' questo record. Rolin, il tuo compagno naturalmente di reparto, quanto può ancora migliorare? Perché comunque le sue potenzialità sono molto elevate. Pure lui ha un margine di miglioramento importante. Un difensore che ti può coprire i quattro ruoli dietro, quindi quello già vuol dire tanto, è veloce, intelligente, professionista, quindi speriamo che si riprenda del suo piccolo infortunio e ognuno di quelli che siamo dentro lo spogliatoio possa dare, diciamo, una mano per tutti, perché penso che noi dobbiamo stare tutti bene e poi il mister farà la sua scelta. Ovviamente siete più elementi, sì, in difesa. No, penso che noi ci dobbiamo allenare, ci dobbiamo metterci sotto e cercare di dare il massimo. Poi sicuramente io penso che per il mister, diciamo, sarà più complicato se siamo in più, ma a volte sarà più, diciamo, più gratificante, perché vuol dire che siamo in tanti, che siamo tutti in un livello importante, quindi poi lui fa le sue scelte, noi ci dobbiamo mettere a disposizione e rispettare ogni decisione. Nicolas, cosa vedi di diverso in questo ritiro rispetto allo scorso anno? Forse c'è uno spirito diverso, una voglia diversa? No, penso che la voglia è stata sempre la stessa. Ora penso che dobbiamo cambiare mentalità, perché, diciamo, lottare, vabbè, era Serie A, ma lottare per non retrocedere non è lo stesso che lottare per vincere un campionato. Cioè, tu devi cambiare mentalità subito e sapere che dove vai devi andare a vincere, ma sempre con intelligenza e con molta umiltà. Ci saranno i campi difficilissimi, squadre difficilissime, cioè, sarà un campionato molto combattuto, ma l'obiettivo è quello, cioè, è inutile nascondersi, l'obiettivo è salire e basta. Nicolas, se vogliamo mandare un messaggio preciso, chiaro ai tifosi in vista della prossima stagione, cosa dire? Che noi vogliamo una rivincita a livello personale e collettivo, che sia noi e loro dobbiamo essere una sola parola assieme alla società, e penso che l'unica maniera di risalire in Serie A è se siamo tutti uniti. Cioè, quello è il messaggio che io gli posso dare al tifoso. Cioè, qua siamo consapevoli che dietro di noi c'è una città e noi, diciamo, scenderemo in campo con la consapevolezza di che andiamo a difendere quella città.